Il mondo è pieno di killer che si vedono talvolta elevare al rango di rockstar, ma la storia sembra meno pronta a ricordare il nome dei bambini killer. Eppure, per quanto inquietante possa sembrare, i bambini killer esistono. Tieniti pronto, ecco i bambini più pericolosi del mondo, deboli di cuore a stenersi. In cerca di gloria, Robert e Michael Beaver, due fratelli di origine americana, sognavano di diventare serial killer. Per questo hanno deciso di uccidere i loro genitori e tre dei loro fratelli e sorelle minori. Se due membri della grande confraternita sono riusciti a sfuggire a questi omicidi di massa che si sono svolti nel corso di una sera di luglio 2015 in Oklahoma, i due assassini di 16 e 18 anni a quell'epoca avevano l'intenzione di uccidere molte altre persone. Ryan Russell, che ha interrogato Michael Beaver, ha peraltro confidato: volevano uccidere almeno 50 persone, volevano diventare famosi, volevano una pagina Wikipedia e l'attenzione dei media. Robert Beaver, per quanto gli riguarda, avrebbe persino deplorato che il loro piano non fosse andato come previsto e che tutti non fossero morti. Entrambi sono stati condannati all'ergastolo. Le liti tra madre e figli sono luogo comune, tuttavia quella che è accaduta tra Joseph McVeigh e Deborah si è trasformata in un incubo. Tutto inizia nel gennaio 2011 a Holmes, in Ohio, negli Stati Uniti. A quell'epoca il ragazzino di 10 anni ha lasciato esplodere la sua rabbia dopo che sua madre gli ha chiesto di portarle legna da ardere. Rifiutando di obbedire, ha afferrato un'arma prima di sparare in testa a Deborah. In seguito al dramma, il bambino ha deciso di recarsi dai vicini in modo da chiamare la polizia per confessare il suo crimine, ma il giorno dopo dei fatti, Joseph, accusato di omicidio da sua madre, si è dichiarato non colpevole. Dopodiché quest'ultimo, il quale rischiava di essere detenuto fino ai suoi 21 anni, si è ritrovato in un istituto penitenziario per minori, nella contea di Richland, prima di essere trasferito un anno dopo in un centro di trattamento residenziale. Tuttavia, al giorno d'oggi si ignora cosa sia successo a Joseph. È stato liberato? È probabile. Comunque sia, il bambino, il quale viveva in un clima di violenza, soffriva di depressione e di ansia. Ciò sarà stato senza dubbio preso in considerazione durante la sua condanna. In ogni caso, la storia di questo ragazzino continua a fare molto rumore sul web. Benché sia raro che dei bambini si ritrovino dalla parte degli accusati quando si tratta di omicidi, la storia ha visto emergere dei profili di bambini killer particolarmente agghiaccianti. È specialmente il caso di Nehemiah Griego, un americano di 15 anni. Nel 2013, il bambino, abitante ad Albuquerque, in Nuovo Messico, ha commesso l'irreparabile. Infatti, a quell'epoca, il bambino ha deciso di uccidere la sua famiglia. Per questo motivo, è entrato in punta di piedi nella camera da letto dei suoi genitori, dotato di un fucile, prima di abbattere freddamente sua madre. Quella sera ha anche ucciso suo fratello Zefania, 9 anni, e le sue due sorelle Jael, 5 anni, e Angelina, 2 anni. Purtroppo la carneficina non si è fermata qui, visto che Nehemiah ha aspettato almeno 4 ore che suo padre, Greg, tornasse a casa per sparargli addosso. Incriminato per 2 accuse di omicidi e 3 per maltrattamenti su minori che hanno portato alla morte, Nehemiah, il quale avrebbe pianificato questi omicidi una settimana prima, è stato poi incarcerato e condannato nel 2019 all'ergastolo. Secondo più fonti, sarà eleggibile per la libertà vigilata a 52 anni. Dopotutto, il crimine che ha commesso è degno di un vero e proprio film horror. Ecco James Fairweather, famoso anche come il più giovane serial killer della Gran Bretagna. Nel marzo 2014, quando aveva 15 anni, ha pugnalato James Hatfield, un uomo di 33 anni, più di 100 volte, mentre faceva un pisolino in un parco di Colchester, una città situata nella contea dell'Essex. Tuttavia non si è fermato qui. 3 mesi dopo, nel giugno dello stesso anno, l'adolescente, il quale era ricercato dalle autorità, è di nuovo passato all'atto dopo aver pugnalato 16 volte una studentessa saudita di nome Nahid Al-Manea. Per fortuna, nel 2015, James, il quale pianificava di commettere un terzo omicidio, è stato interpellato dalla polizia. Un anno dopo è stato allora dichiarato colpevole e condannato all'ergastolo. Davanti a un verdetto del genere, il ragazzino ha deciso di fare ricorso, invano. Così si trova al giorno d'oggi dietro alle sbarre, per fortuna. I film horror possono avere un impatto significativo su alcune persone, in particolare su quelle più giovani. Ed è così per Jake Evans. Il 3 ottobre 2012, questo ragazzo di 17 anni che vive ad Aledo, in Texas, ha ucciso sua madre e sua sorella di 15 anni, dopo essersi ispirato al film horror Halloween, diretto da Rob Zombie, che ha guardato 3 volte la settimana precedente il suo crimine. Nella sua testimonianza ha confessato che guardando il film è stato colpito dai pochi rimorsi provati dal killer. L'adolescente pensava allora che sarebbe stato lo stesso per
per lui se avesse ucciso qualcuno, così aveva previsto di uccidere anche altri membri della sua famiglia, tra i quali i suoi nonni. Per fortuna Jake non è arrivato fin lì, visto che ha preferito contattare le autorità per confessare il suo crimine. Benché si sia pentito dei fatti, Jake è stato immediatamente arrestato. Nel 2015 è stato condannato a 45 anni di carcere dopo essersi dichiarato colpevole. Il suo atto abominevole continuerà senza dubbio a tormentare tutta la sua famiglia. Ecco il tipo di storia che persino uno sceneggiatore di film horror potrebbe difficilmente scrivere su carta. Daniel Bartlam, un abitante di Nottingham, nel Regno Unito, è stato condannato all'ergastolo con una durata minima di 16 anni dopo aver ucciso sua madre Jacqueline. Il ragazzo, di 14 anni, ha infatti colpito sua madre 7 volte con un martello a granchio prima di avvolgere il corpo in carta che ha imbevuto di benzina e mettere fuoco alla casa. Con l'arrivo dei soccorsi, il ragazzino aspettava davanti al domicilio. Ha successivamente spiegato ai poliziotti che un uomo mascherato, dotato di un martello, si fosse introdotto in casa prima di fuggire sotto i suoi occhi. Ha persino precisato che davanti alle fiamme non aveva altra scelta che portare il suo fratellino di 6 anni e il suo cane all'esterno della casa. Ovviamente questa storia avrebbe potuto accontentare i poliziotti, ma questi ultimi hanno scoperto degli indizi sospetti. Come? Semplicemente perché Daniel Bartlam aveva scritto, qualche tempo prima di passare all'atto, una sceneggiatura con l'esatta e sorprendente descrizione della scena del crimine. Persino la scena del salvataggio del fratellino vi era descritta. Interrogato in custodia, il bambino si è innanzitutto limitato alla sua storia originale, ma infine è crollato sotto la pressione e ha ammesso di avere proprio ucciso sua madre. Senza grande sorpresa dalla sua ammissione, Daniel ha fatto il giro dei media. Dopotutto, il grado di violenza di questo bambino verso sua madre è molto scioccante. Nell'inverno 1993 un fatto di cronaca è stato al centro della cronaca del Regno Unito e nel mondo intero. John Venables e Robert Thompson, entrambi di 10 anni, avevano approfittato di un secondo di disattenzione della madre di un bambino di 2 anni al centro commerciale di Merseyside per rapirlo, ma non si erano fermati qui. I due hanno trascinato senza tanti complimenti il bambino, chiamato James Bulger, prima di fargli vivere un vero e proprio calvario. Dopo questa esplosione di odio e di violenza, gli autori di questo crimine avevano entrambi scontato 8 anni di carcere. Liberati nel 2001, mentre avevano 18 anni, avevano poi ricominciato la loro vita sotto una nuova identità per consentire il loro reinserimento. Da quel momento ne sappiamo poco sulla vita di Robert Thompson, ad eccezione che non ha mai più avuto problemi con la legge, al contrario di John Venables. Infatti quest'ultimo è tornato in carcere 9 anni dopo la sua liberazione, per aver detenuto degli scatti che mettevano in scena dei bambini, e sono seguiti degli avanti e indietro verso il carcere per più anni. Nell'aprile 2006, Jasmine Richardson, 12 anni, ha commesso una delle peggiori atrocità. A quell'epoca, mentre i suoi genitori disapprovavano la sua relazione con un uomo di 23 anni di nome Jeremy Stank, ha deciso con il suo compagno di uccidere tutta la sua famiglia. Una sera sono passati all'atto. Jasmine aveva così pugnalato il suo fratellino di 8 anni, mentre il suo ragazzo, il quale si considerava come un lupo mannaro di 300 anni, uccideva brutalmente i suoi genitori. Dopo aver commesso l'irreparabile, la coppia è fuggita prima di essere presa. Forse credi, come molti a quell'epoca, che Jasmine venne manipolata da Jeremy a causa della loro differenza di età? Falso. Il processo dimostrerà che la ragazza aveva spesso chiesto al suo ragazzo di uccidere la sua famiglia. Di conseguenza, è stata giudicata colpevole di 3 omicidi di primo grado e condannata a scontare una pena massima di 10. Jeremy, dal canto suo, è stato condannato all'ergastolo. Da quel momento Jasmine ha espresso molti rimpianti per i suoi gesti, che degli esperti hanno giudicato sinceri. Tuttavia, non dimenticherà mai il suo terribile crimine. Il 22 maggio 2009, Keith Randulick, un abitante del villaggio Mokena, situato nello stato dell'Illinois, Stati Uniti, è diventato tristemente famoso dopo aver ucciso con un coltello Sabrina Clement, la sorellastra di 4 anni. La ragione? Keith ha affermato che sua sorella era aggredita sessualmente da un membro della sua famiglia e che l'ha uccisa per salvarla. Una scusa che si è rivelata falsa dagli inquirenti, che non hanno trovato nessuna prova di molestie sessuali nell'autopsia della ragazza. Di conseguenza, Keith è stato condannato a 40 anni di carcere dopo essersi dichiarato colpevole. Al giorno d'oggi dovrebbe essere dietro le sbarre, benché una voce vorrebbe che il giovane criminale sia morto. Sarà vero? Lo ignoriamo. In ogni caso una cosa è sicura: l'omicidio che ha commesso è agghiacciante. Appena entrato nell'adolescenza, Christian Fernandez rischiava già di trascorrere un lungo momento dietro le sbarre. Nel 2011, mentre aveva 12 anni, ha proiettato il suo fratellastro di 2 anni contro una mensola dell'appartamento familiare. In seguito allo shock, il bambino è caduto nel coma prima di morire 2 giorni dopo, in seguito a un'emorragia cerebrale. Per quanto riguarda sua madre, la quale era assente al momento dei fatti, avrebbe aspettato 6 ore prima di condurre suo figlio all'ospedale. Quest'ultima, di nome Bianella Susana, è stata così incarcerata
incarcerata per omicidio involontario e negligenza. Da quel momento questa storia ha commosso l'America. La ragione? Christian era cresciuto in un ambiente molto disagiato. Sua madre l'ha messo al mondo quando aveva solo 12 anni e il suo patrigno si è tolto la vita sotto gli occhi del bambino. Ancora di più, sua nonna, la quale aveva la custodia, è stata incarcerata per dei problemi di sostanze illecite, cosa che è valsa al giovane Christian quella di suscitare un'ondata di compassione. Da allora il bambino si è dichiarato colpevole ed è stato condannato per omicidio di primo grado prima di essere liberato a 19 anni. Ora dici quale di questi bambini è secondo te quello più pericoloso. Ecco due video che potrebbero anche loro interessarti. Non esitare a dare un'occhiata sul nostro canale, altri video altrettanto interessanti ti aspettano. Grazie e a presto!